Il melograno è un pomo che contiene semi destinati a spargersi e a germogliare. Esso è simbolo di fertilità, abbondanza e prosperità. Per questo la Gran Contessa è rappresentata con un melograno in mano. Sulla facciata del Duomo di Lucca, dalla parte nord del portico, è raffigurato un busto femminile che una voce popolare vuole riconoscere come volto di Matilde di Canossa. La presenza di questa raffigurazione, a prescindere che si tratti del vero volto della donna, è il punto di partenza per capire il profondo legame che si stabilì tra questa figura femminile così potente e la città di Lucca. Si ritiene che Matilde fosse nata a Mantova e dalla testimonianza del suo biografo Donizone è possibile stabilire che nacque nel 1046. Alla metà del 600 l'erudito lucchese Francesco Maria Fiorentini era convinto che Matilde fosse nata a Lucca. Numerose testimonianze segnano il territorio lucchese della sua presenza, reale o immaginata, e parlano di una suggestione così forte da intrecciarsi con la realtà storica, di un'idea così grande della sua potenza da riconoscerla come fondatrice di pievi, ponti, ospedali e perfino di terme. Matilde di Canossa non scelse il suo destino, ma si ritrovò a gestire il grande potere destinato al fratello scomparso. Lo fece con forza e fermezza, assumendo il pieno controllo della propria autorità. Era figlia di Bonifacio di Canossa, marchese di Toscana, e di Beatrice di Lorena. Discendeva quindi dall'alta feudalità italica e germanica. Il padre fu assassinato e presto morirono anche il fratello e la sorella maggiore. La madre si risposò con Goffredo il Barbuto, duca della Bassa Lotaringia. I contrasti con l'imperatore costrinsero la madre di Matilde ad allontanarsi dall'Italia, dove fece ritorno in seguito. Della giovane Matilde si perdono le tracce ed è probabile che in questo periodo abbia seguito la famiglia. Matilde ricompare nei documenti dopo molti anni. Prima del 1069 risulta sposa del fratellastro Goffredo il Gobbo, figlio di quel Goffredo il Barbuto che era suo patrigno e secondo marito di sua madre. Matilde concepì una bambina, che morì poco dopo il parto. Essa era stata battezzata Beatrice, con lo stesso nome della nonna. Ben presto Matilde tornò a risiedere con la madre e la sua presenza diventò costante nei placiti che si tenevano al cospetto dell'autorità sua e di Beatrice, in tutta l'Italia centro-settentrionale. Intanto Anselmo da Baggio era stato nominato vescovo di Lucca e successivamente era salito al soglio pontificio prendendo il nome di Alessandro II. Egli continuava a mantenere entrambe le cariche di vescovo di Lucca e di papa di Roma e questo contribuiva a creare un legame tra la città e il progetto di riforma della chiesa che stava promuovendo al fianco di Matilde. Intanto cresceva il conflitto tra l'impero e il papato al punto che si giunse alla deposizione del papa, che ora era Gregorio VII, e alla scomunica dell'imperatore Enrico IV. Goffredo il Gobbo, il primo marito di Matilde, fu assassinato. Qualcuno lo trafisse nelle natiche mentre era alla latrina. I detrattori di Matilde fecero cadere i sospetti su di lei, che ne era la vedova. Quello stesso anno Beatrice, madre di Matilde, morì a Pisa e lì venne sepolta nella cattedrale. Matilde fu così investita dell'autorità enorme, ma anche del peso di amministrare un territorio vastissimo. Ciò avvenne proprio nel momento in cui fu chiamata a svolgere la delicata mediazione nel conflitto fra l'imperatore, cui era legata da rapporti vassallatici, e il Papa, con cui condivideva gli ideali riformatori. Fu grazie alla sua mediazione che Enrico IV, lasciate le insegne imperiali all'accampamento più vicino, si recò a Canossa per sottomettersi alla pubblica penitenza. La vicenda del conflitto fra papato e impero si protrasse a lungo e Matilde partecipò alle alterne fortune di questa lotta, assurgendo a protagonista dei grandi fatti storici del suo tempo. Grazie a lei la parte riformatrice poté eleggere il Papa Urbano II. Fu allora che Matilde sposò, già 43enne, il giovanissimo Guelfo di Baviera, noto anche come Guelfo il Pingue. Il matrimonio dette origine a feroci chiacchiere per la grande differenza di età e per l'impotenza dello sposo. Le testimonianze, come quella di Cosma di Praga, raccontano di pubbliche messe in scena che sbeffeggiano le prime tre notti di matrimonio della coppia.
Il terzo giorno, ella, sola, conduce il duca, solo, nella stanza nuziale, mette in mezzo dei treppiedi e sopra di essi colloca una tavola da mensa e si mostra nuda, così come era uscita dall'utero di sua madre e dice, ecco, ciò che sta nascosto, tutto è davanti a te e non v'è luogo dove si possa celare un maleficio. Ma lui se ne sta con le orecchie basse, come un asino di mente malvagia, o il macellaio che sta nel macello, affilando il lungo coltello sopra una grassa mucca scorticata, sul punto di sventrarla. La donna stette a lungo seduta sulla tavola, come un'oca quando si prepara il nido, muovendo qua e là la coda inutilmente. Alla fine, indignata, la femmina nuda s'alzò, prese con la mano sinistra il capo del semiuomo, sputò sulla destra e gli diede un solenne ceffone. L'imperatore Enrico IV aveva continuato a guerreggiare finché aveva pensato di portare il suo attacco fin dentro il cuore delle terre matildiche, tentando di arrivare a Canossa. Matilde lo sconfisse sotto la rocca, in un luogo che in seguito fu conosciuto come Madonna della Battaglia, per la statua della Vergine che vi fu fatta edificare. Poco dopo, Matilde si separò dal marito guelfo. Una volta allontanata la minaccia dell'imperatore, Matilde riprese a fare le sue donazioni alla chiesa e alle strutture di assistenza. Ella ricominciò a esercitare il suo potere a partire proprio dal sostegno Arangerio, il nuovo vescovo riformatore di Lucca. Ormai avviata verso la fine della sua vita, Matilde domò una prima rivolta a Mantova, scatenata dalla falsa notizia della sua morte. Ma la gran contessa era già ammalata e dovette ritirarsi nella corte rurale di Bondeno di Roncore, dove morì nel luglio del 1115. Fu sepolta nella chiesa abbaziale di San Benedetto in Polirone, che aveva ampiamente beneficato. Nella prima metà del Seicento le sue spoglie furono trasferite a Roma, nella Basilica di San Pietro. Matilde fu protagonista indiscussa di uno dei più profondi mutamenti della cristianità occidentale nei suoi rapporti con il potere laico. Era stata una donna d'azione, una guerriera, saldamente al centro dei fatti storici che sconvolsero e trasformarono l'età in cui visse.